Ciao a tutti. Oggi volevo fare un piccolo tributo a Kobe Bryant e alle persone morte con lui in elicottero. Non sono un giornalista e non mi interessa minimamente fare notizie e sparare cose su come sia morto o altro. Sono solo qui a dire due parole, un video corto, senza pretese, raccontando magari un attimo chi era, per chi non lo conoscesse, e cos'è successo. Infatti è morto in un incidente in elicottero. Ovviamente questo video non verrà monetizzato perché non mi sembra per niente corretto pretendere dei soldi da un evento del genere. Kobe Bryant era un giocatore di basket ritirato nato in Philadelphia nel 1978. Ha giocato per lo più come guardia tiratrice ed è considerato uno dei migliori giocatori di NBA della storia. È cresciuto cestisticamente in Italia, dove ha imparato i fondamentali europei e ha militato. No, significa tutto per noi. Siamo una famiglia che. E ha militato per tutta la sua carriera NBA nei Los Angeles Lakers. Capite, tutta un'intera carriera è rimasto fedele ad un'unica maglia, 20 anni in cui non ha mai avuto ripensamenti. E questo di per sé è un record assoluto, ma non soltanto. Con loro ha anche vinto 5 titoli e nelle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012 ha vinto medaglie d'oro, meritatissime. Visse in Italia dai 6 fino ai 13 anni di età, spostandosi nelle varie città dei club per i quali giocava il padre. Quest'ultimo era molto forte e il desiderio di batterlo in Kobe è stata una delle motivazioni che lo hanno spinto a diventare uno dei migliori. Infatti spesso e volentieri si affrontavano, ma non è riuscito a batterlo in un 1-1 finché non è arrivato ai 16 anni. Da quell'età il suo talento si faceva sempre più marcato, diventando così il più giovane giocatore di NBA nel 1996 a soli 18 anni. Ma non soltanto basket, è famoso in tanti campi diversi. Il 4 marzo 2018 ha vinto il premio Oscar insieme al regista e animatore Glenn Keane nella categoria Miglior cortometraggio d'animazione per Dear Basketball, che vi consiglio assolutamente di guardare. Dear Basketball. I knew one thing was real. I fell in love with you. Sembra abbia anche composto un singolo, cioè una canzone chiamata Kobe, ma che non ha mai fatto uscire. Forse era timido, chi lo sa. Non so granché in merito, so però quanta passione metteva nel suo sport preferito. Pensate che prima delle Olimpiadi del 2012 era venuto ben 7 ore in anticipo ad un allenamento, tutto questo perché voleva dare il meglio che aveva. Nella giornata del 26 gennaio, Kobe Bryant, Gianna Maria, cioè sua figlia 13enne, John Altobelli, 56enne coach di baseball dell'Orange Coast College, con la moglie Carrie e la figlia Alyssa, il pilota di cui non so il nome, poi Christina Mauser, assistant coach di Kobe nel team di Gianna, Sarah Chester e sua figlia Peyton Chester, erano diretti in elicottero verso Thousands Oaks, dove era in programma la Mamba Cup, un torneo con squadre maschili e femminili di pallacanestro, organizzato appunto dalla Mamba Sport Academy di Kobe. Sfortunatamente, dopo una 40ina di minuti dalla partenza, si sono schiantati sulla collina di Calabasas. Forse a causa di un tempo meteorologico non favorevole, ma come detto prima, non sono un giornalista e non voglio saperlo. Ci vorranno forse anni prima di comprendere appieno la situazione. Avrete sentito che ho nominato anche la figlia, a quanto pare era un vero prodigio del basket e aveva un futuro brillante davanti a lei. Più di una volta aveva detto al padre che avrebbe preso la sua eredità. Condividevano davvero tanto insieme, tra cui l'amore per l'Italia. Addirittura ha chiamato i suoi 4 figli con nomi italiani. Aveva detto: se sono diventato quello che sono è tutto merito dell'Italia. Lì ho vissuto negli anni della mia adolescenza, lì ho imparato a giocare a basket, lì ho lasciato tanti amici. E non era un modo di dire. Ho voluto che le mie figlie imparassero l'italiano perché quelle sono le nostre radici. A Reggio Emilia, dove è rimasto per un po' di tempo, hanno deciso di intitolare alla sua memoria la nuova piazzetta, che si affaccia su via Guasco, con tanto di stele. Per concludere, l'ultimo messaggio inviato da Kobe fu questo, a Sharif O'Neal, figlio di Shaquille O'Neal. Quest'ultimo era come un fratello per Kobe Bryant, e quindi aveva ottimi rapporti anche con suo figlio maggiore. «Tutto bene?» aveva scritto Sharif. «Sì, ho appena avuto questo lavoro mentre cercavo di capire la prossima mossa da fare. E alla fine, a te tutto bene?» Non c'è tanto altro da dire. Si è spenta una leggenda, insieme a sua figlia, e ovviamente non dimentichiamoci anche delle altre persone a bordo, che erano partite per vivere semplicemente una giornata come le altre. Kobe Bryant verrà inserito nella Hall of Fame 2020.